Finisce con la squadra al rapporto dagli ultras sotto la curva, la giornata più nera di questa stagione a tinte grigie oscure della Massese, che perde in casa per 3-2 contro una Poggi Bonzi che si dimenava come i bianconeri ad 8 punti in classifica e con mister Ghizzani sulla graticola. Gara costantemente giocata sotto la pioggia, che però non ha fermato i tifosi apuani che hanno incitato la squadra per tutti i 97 minuti del match. Adesso la posizione di mister Danesi non sembra più così salda. L'allenatore carrarese ripropone il 4-2-3-1 con Cinquini e Lorenzini esterni bassi e la Massese comincia anche bene, dato che al 12° va in vantaggio in maniera molto fortunosa con Aliboni che svirgola da fuori area servendo Remorini che, d'esterno destro, supera Pagnini insaccando nell'angolo opposto. Al 39° pareggio giallorosso con Mitra, il giocatore più basso in campo, che segna di testa anticipando Cinquini su cross da destra di Ciccatelli. La Massese accusa il colpo e la Poggi Bonzi la castiga nella ripresa, ancora al 39° con Mitra in area che si muove indisturbato e fulmina Barsottini con un sinistro a mezz'altezza a fil di palo. La frittata si completa al 44° con l'autorete di Aliboni che tocca nella sua porta un cross da destra. Serve solo ad accrescere il rammarico la rete di Granito al 3° minuto di recupero.